Sì, diciamo che sul più 4 magari già si credeva che si poteva proseguire, cioè più 4, più 5, andare su. Poi non so, loro hanno cambiato tattica, loro avranno cambiato passo, noi magari abbiamo rallentato. È andata come è andata. Certo, comunque tutti ci credevano. Chiaro, cioè, la voglia in tutti c'era, infatti mi complimento con la mia squadra. Non posso essere che fiero di giocare con loro. Probabilmente il rammarico non è legato al pareggio di oggi, ma è legato forse a qualche punto perso per strada. Abbiamo fatto una scia davvero brutta che in questa partita, cioè non in questa partita, alla fine è stata pagata. Se magari già all'inizio le partite che abbiamo vinto in questa striscia buona le vincevamo anche nella striscia brutta, adesso magari non quinti ma un po' più su eravamo. Certo, nulla è finita, cioè vogliamo continuare in questa striscia, vogliamo continuare questa striscia positiva e arrivare a, appunto, arrivare al girone unico. È il nostro obiettivo, è ciò che dobbiamo arrivare. Bruno, senza mezzi termini, è un obiettivo mancato. È una stagione buttata via, secondo me, perché la prima parte, prima di Natale, abbiamo giocato bene, facevamo bella pallamano, buona difesa, contropiede, gol. Qualcosa è cambiato in negativo, abbiamo perso punti importanti a Epan, poi lo scontro diretto contro Bressano. È ovvio che dopo arrivi in un campo così, dove loro sono in una scia positiva di 3 partite incredibili. Siamo partiti benissimo, dopo ovviamente abbiamo questi cali. E come al solito ci siamo fatti fregare da noi stessi. Non so se tanto inesperienza perché diciamo che i tre che portano la squadra di esperienza ne hanno da vendere, secondo me. Sono cali mentali forse che a dirla brutta forse pensavamo già di essere in Coppa Italia e forse pensavamo anche di essere già al secondo posto. Però le altre squadre ovviamente hanno fatto pallamano migliore della nostra e si è visto. Il piazzamento significa comunque accesso alla pool promozione. Da che cosa si riparte adesso? Da un punto di vista soprattutto mentale. Si deve ripartire lavorando, adesso abbiamo questa settimana libera visto che non andiamo con Bersano. E niente, dobbiamo andare a provare a vincere questo girone delle terze e delle quarte, perché alla fine l'obiettivo primario della società è arrivare in Elite, quindi siamo ancora in scia. È difficile tirare sulla testa, ma dobbiamo fare perché abbiamo tutti i mezzi.